voglio sapere, con una pensione di invalidità, chi mi paga i danni adesso? Il comune me li paga, l'Acer, chi me li paga che non sono capace di prendere un'altra macchina o affrontare una spesa grossa? E ci allaghiamo sempre qua, sempre, ogni volta che viene piove, le foglie si chiudono. Io il primo anno che sono venuto a abitare qua ho sgomberato e non ce ne siamo accorti, altrimenti avrei suonato da tutti, sarei sceso a far spostare le macchine. Mi dica lei adesso come facciamo noi? A lui con l'Apple gli ha fatto scoppiare gli airbag, il cristallo anche gli ho fatto saltare, e io oggi sono andato giù fino a metà vita per provare a vedere. Questa ragazza ha una macchina nuova, un'altra signora, chi gli paga i danni adesso? Che siamo messi così, i soldi non ce ne sono. E io vivo da solo e campo con una pensione di invalidità miserabile. No, non è la prima volta. Non è la prima volta. Quando succedono dei piovoni così grossi e le macchine, l'acqua arrivava alle ruote, non è la prima volta. E là c'era stata avvertita. Ci sono da pulire, ci sono da pulire. Abbiamo sempre detto di pulire. Mi dica lei, io che sono una persona che ho anche bisogno di andare all'ospedale, adesso devo rompere le scatole a un collega, lunedì devo andare a fare una visita e devo portarmi lui. Mi dica lei come si è messi, e queste altre persone che vivono e abitano qua vivono di uno stipendio normalissimo, misero, ha capito? Una macchina nuova di un anno, quella lì a pochi mesi. Qual è la sua macchina? La mia è la grande punto grigia, guardi dove arrivava l'acqua, guardi, c'è ancora il segno. E come faccio io adesso? Tutto si è legato a tutto questo posto qua che lo vedete, che era circa ai 70 cm d'acqua, che ha legato tutto. A un certo punto la macchina ha cominciato a fare il fumo, è tratto fumo fuori della macchina, a un certo punto è esploso l'airbag, ha spaccato la barbabietola della macchina e tutto, come tutto ora vedi, che va giù, su e giù i vetri della macchina. Poi anche le fognature che non sono pulite, e come ben si vede anche qua tutta la spruciccia che c'è, è tutta roba che non sono stati organizzati, non sono stati puliti, e per non avere questa acqua qua nei parcheggi. I mesi sono una decina di mesi che li vedi in questo parcheggio, in un altro parcheggio sono altre decine di mesi, più altre, se parliamo di una quarantina di macchine che sono sotto acqua tutti quanti, in quanto quell'altro dell'altra parte l'hanno tirato, sono permessi da tirare fuori loro stessi.